Ciao a tutti da Poderak, in questo video faremo un piccolo unboxing di un pacco che merita di essere aperto. Ed è questo qui, in realtà me ne ero quasi dimenticato del suo arrivo e mi arriva da Easy Station, che è un sito con cui ho già collaborato in passato, anzi vi lascio il video del progetto che avevo realizzato con loro. Perché merita di essere unboxato questo pacchettino, di essere spacchettato? Perché ha fatto praticamente il giro del mondo, è partito dalla Cina per poi arrivare in Malesia, dopo un mese finalmente è arrivato in Italia, ovvero a me. Però qualcosa di bello dovrebbe riguardare Arduino e adesso lo andremo ad aprire insieme per vedere che cosa c'è dentro. Ok, io distruggo tutto. È bello sigillato. Oh, c'è anche il cavetto. Vedo un cavetto. Sarà qualcosa che ha a che fare ovviamente con Arduino, perché questo cavetto è classico di Arduino. E che cos'è? Ancora non si vede, ancora non si vede. Ok, c'è un cavetto, però ancora dentro non si capisce cosa c'è dentro. Ah, che bello aprire i pacchettini, soprattutto dopo che ci mettono un mese per arrivare. Però dai, l'attesa ne vale la pena, si spera almeno, dai. Abbiamo un cavetto che non è micro USB, non mi ricordo come si chiama, però è uno di quei cavetti un po' più larghi. Vedendo questo cavetto mi viene in mente un componente che penso sia proprio quello. E infatti è proprio lui, si tratta di un bellissimo Arduino Nano, un Arduino Nano compatibile. Devo dire che si tratta di un componente interessante, sicuramente in futuro vi porterò qualche tutorial riguardante questo componente, se avete anche voi qualche suggerimento fatelo pure scrivendomi qui sotto nei commenti. Comunque ho appena visto nel sito che costa all'incirca 5 dollari ed è un prezzo molto buono, soprattutto perché c'è anche il cavo incluso. Poi ho visto che questo cavo è il cavo mini USB, non mi veniva in mente. Comunque, detto questo, mi raccomando, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Se volete continuare a seguirmi e volete rimanere aggiornati, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguitemi nei vari social network che trovate in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video.